Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione riconosciamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia del Padre, fonte di gioia, di serenità e di pace. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto. Abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, che ci hai dato la grazia di conoscere il lieto annunzio della resurrezione, fa che rinasciamo a vita nuova per la forza del tuo spirito di amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne, appartenenti a questa via. E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma, aperti gli occhi, non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: «Anania». Rispose: «Eccomi, Signore». E il Signore a lui: «Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani perché recuperasse la vista». Rispose Anania: «Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre, qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: «Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome». Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: «Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo». E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato. Poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. Parola di Dio.
mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui, dice il Signore. Con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Gesù disse queste cose insegnando nella sinagoga a Cafarnao. Parola del Signore. Le letture che abbiamo ascoltato presentano due elementi centrali per la vita cristiana: il pane e la parola. Il pane è il cibo essenziale per vivere e Gesù nel Vangelo si offre a noi come pani di vita, come a dirci: di me non potete fare a meno. E usa espressioni forti: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Che cosa significa?
che per la nostra vita è essenziale entrare in una relazione vitale, personale con Lui. Carne e sangue. L'Eucaristia è questo, non un bel rito, ma la comunione più intima, più concreta, più sorprendente che si possa immaginare con Dio. Una comunione d'amore tanto reale che prende la forma del mangiare. La vita cristiana riparte ogni volta da qui, da questa mensa, dove Dio ci sazia di amore. Senza di Lui, pane e di vita, ogni sforzo nella Chiesa è vano. Come ricordava Don Tonino Bello, non bastano le opere di carità se manca la carità delle opere. Se manca l'amore da cui partono le opere, se manca la sorgente, se manca il punto di partenza, che è l'Eucaristia, ogni impegno pastorale risulta solo una girandola di cose. Gesù nel Vangelo aggiunge: colui che mangia me vivrà per me. Come a dire, chi si nutre dell'Eucaristia assimila la stessa mentalità del Signore. Egli è pane spezzato per noi e chi lo riceve diventa a sua volta pane spezzato, che non lievita di orgoglio, ma si dona agli altri. Smette di vivere per sé, per il proprio successo, per avere qualcosa o per diventare qualcuno, ma vive per Gesù e come Gesù, cioè per gli altri. Vivere per è il contrassegno di chi mangia questo pane, il marchio di fabbrica del cristiano, vivere per. Si potrebbe esporre come avviso fuori da ogni chiesa: dopo la messa non si vive più per se stessi, ma per gli altri. Sarebbe bello che in questa diocesi di Don Tonino Bello ci fosse questo avviso alla porta della chiesa, perché sia letto da tutti. Dopo la messa non si vive più per se stessi, ma per gli altri. Don Tonino ha vissuto così. Tra voi è stato un vescovo servo, un pastore fattosi popolo, che davanti al tabernacolo imparava a farsi mangiare dalla gente. Sognava una chiesa affamata di Gesù e intollerante ad ogni mondanità, una chiesa che sa scorgere il corpo di Cristo nei tabernacoli scomodi della miseria, della sofferenza, della solitudine, perché, diceva, l'Eucaristia non sopporta la sedentarietà e senza alzarsi da tavola resta un sacramento incompiuto. Possiamo chiederci: in me questo sacramento si realizza? Più concretamente, mi piace solo essere servito a tavola del Signore?
o mi alzo per servire come il Signore. Dono nella vita quello che ricevo a messa e come Chiesa potremmo domandarci, dopo tante comunioni, siamo diventati gente di comunione? Il pane di vita, il pane spezzato, è infatti anche il pane di pace. Don Tonino sosteneva che la pace non viene quando uno si prende solo il suo pane e va a mangiarselo per conto suo. La pace è qualche cosa di più, è convivialità. E mangiare il pane insieme con gli altri, senza separarsi, mettersi a tavola tra persone diverse, dove l'altro è un volto da scoprire, da contemplare, da accarezzare. Perché i conflitti e tutte le guerre trovano la loro radice nella dissolvenza dei volti. E noi che condividiamo questo pane di unità e di pace, siamo chiamati ad amare ogni volto, a ricucire ogni strappo, ad essere sempre e dovunque costruttori di pace. Insieme col pane, la parola. Il Vangelo riporta aspre discussioni attorno alle parole di Gesù. Come può costui darci la sua carne da mangiare? C'è un'aria di disfattismo in queste parole. Tante nostre parole assomigliano a queste. Come può il Vangelo risolvere i problemi del mondo, per esempio? A che serve fare del bene in mezzo a tanto male? E così cadiamo nell'errore di quella gente paralizzata dal discutere sulle parole di Gesù, anziché pronta ad accogliere il cambiamento di vita chiesto da Lui. Non capivano che la parola di Gesù è per camminare nella vita, non per sedersi a parlare di ciò che va o non va. Don Tonino, proprio nel tempo di Pasqua, augurava di accogliere questa novità di vita passando finalmente dalle parole ai fatti. Perciò esortava accoratamente chi non aveva il coraggio di cambiare gli specialisti della perplessità, i contabili pedanti dei pro e dei contro, i calcolatori guardinghi fino allo spasimo prima di muoversi. A Gesù non si risponde secondo i calcoli e le convenienze del momento. Gli si risponde con il sì di tutta la vita. Egli non cerca le nostre riflessioni, ma la nostra conversione. Appunta al cuore. È la stessa parola di Dio a suggerirlo. Nella prima lettura, Gesù risorto si rivolge a Saulo e non gli propone sottili ragionamenti.
ma gli chiede di mettere in gioco la vita. Gli dice: alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare. Anzitutto alzati. La prima cosa da evitare è rimanere a terra, subire la vita, restare attanagliati dalla paura. Quante volte Don Tonino ripeteva: in piedi, perché davanti al risorto non è lecito stare se non in piedi. Rialzarsi sempre, guardare in alto, perché l'apostolo di Gesù non può vivacchiare di piccole soddisfazioni. Il Signore poi dice a Saulo: entra in città. Anche a ciascuno di noi dice: va, non rimanere chiuso nei tuoi spazi rassicuranti. Rischia, rischia. La vita cristiana va investita per Gesù e spessa per gli altri. Dopo aver incontrato il risorto, non si può attendere, non si può rimandare. Bisogna andare, uscire, nonostante tutti i problemi e le incertezze. Vediamo ad esempio Saulo che, dopo aver parlato con Gesù, sebbene cieco, si alza e va in città. Vediamo Anania che, sebbene pauroso e titubante, dice: eccomi, Signore, e subito va da Saulo. Siamo chiamati tutti, in qualsiasi situazione ci troviamo, a essere portatori di speranza pasquale, cirenei della gioia, come diceva Don Tonino, servitori del mondo, ma da risorti, non da impiegati, senza mai costringerci, senza mai rasernarci. È bello essere corrieri di speranza, distributori semplici e gioiosi dell'alleluia pasquale. Infine, Gesù dice a Saulo: ti sarà detto ciò che devi fare. Saulo, uomo deciso e affermato, tace e va docile alla parola di Gesù. Accetta di obbedire, diventa paziente, capisce che la sua vita non dipende più da lui, impara l'umiltà. Perché umile non vuol dire timido o dimesso, ma docile a Dio e vuoto di sé. Allora anche le umiliazioni, come quella provata da Saulo per terra sulla via di Damasco, diventano provvidenziali, perché spogliano della presunzione e permettono a Dio di rialzarci. E la parola di Dio fa così: libera, rialza, fa andare avanti, umili e coraggiosi al tempo stesso. Non fa di noi dei protagonisti affermati e campioni della propria bravura, no, ma dei testimoni genuini di Gesù morto e risorto nel mondo. Pane e parola. Cari fratelli e sorelle, ad ogni messa ci nutriamo del pane di vita e della parola che salva. Viviamo ciò che celebriamo. Così come Don Tonino, saremo sorgenti di speranza, di gioia, di pace. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio.
Fratelli carissimi, al Signore Gesù che ci nutre con il suo corpo e il suo sangue, memoriale vivo della sua Pasqua, eleviamo con fede ogni nostra preghiera. Diciamo insieme, ascoltaci Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, perché, fortificata dal pane della vita, cammini nelle vene della storia, annunziando, con le parole e le opere, il Vangelo di salvezza, preghiamo. Per il nostro Santo Padre, Papa Francesco, per il Collegio Episcopale, i presbiteri e i diaconi, perché al servizio del popolo di Dio sappiano essere instancabili messaggeri dell'amore di Dio e testimoni coraggiosi di pace. Preghiamo. Per coloro che governano i popoli e le nazioni, per quanti hanno responsabilità educative e sociali, perché sappiano promuovere una vera civiltà dell'amore, fondata sui valori dell'accoglienza e dell'integrazione. Preghiamo. Per i giovani che si preparano a celebrare il prossimo sinodo, perché il Dio della vita li avvolga con un abbraccio, li renda docili alla sua chiamata e li fortifichi nelle scelte di santità, preghiamo. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché la comunione con Cristo ci aiuti a diventare pane, sostegno e conforto per i nostri fratelli, in particolare per i poveri e le persone sole. Preghiamo. Signore Gesù, che ti rendi a noi vicino nel mistero dell'Eucaristia, rinnova la tua fedeltà, accogli la nostra supplica e colmaci del tuo amore. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. Thank you.
pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Dio, i doni che ti presentiamo e trasforma in offerta perenne tutta la nostra vita, in unione alla vita mia spirituale, il tuo servo Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Egli continua a offrirsi per noi e intercede come nostro Avvocato, sacrificato sulla croce più non muore e con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e acceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Michele, Tommaso, Biagio, Corrado e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello di Dio, tu che torni.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Preghiamo. O Dio, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo, tuo Figlio, ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Beatissimo Padre, al termine della celebrazione eucaristica, vissuta in questo meraviglioso affaccio sul porto di Molfetta, la gioia che pervade i nostri cuori e splende sui nostri volti esprime ancor più delle parole i sentimenti di filiale affetto e di sincera gratitudine per il magnifico dono della sua presenza in mezzo a noi. Vorremmo abbracciarla e dirle coralmente grazie, Santo Padre. Grazie, Santo Padre, per averci concesso questa graditissima visita nella quale vediamo ancora una volta il segno della sua attenzione per la nostra terra di Puglia e in particolare per la diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi, diocesi guidata per poco più di un decennio dal servo di Dio Don Tonino Bello, che in piena sintonia con lei ha coltivato il sogno di una chiesa povera e per i poveri. Se oggi Don Tonino fosse con noi, avrebbe appena un anno in più di lei, Santità, e come sarebbe felice di ascoltarle e di vedere tradotto nei suoi gesti il discorso sulla chiesa del Grembiule. 25 anni fa, proprio in questo giorno, calava sulla nostra città un velo di profonda mestizia per la prematura morte del pastore da tutti amato, stimato ed ammirato. Per le strade c'era un grande silenzio. Tutti erano in preghiera per accompagnare il trapasso del vescovo che profumava di popolo e che veniva acclamato già santo. Oggi l'atmosfera è assai diversa. Si respira aria di esultanza perché sentiamo che Don Tonino è vicino a noi e con noi glorifica il Cristo Buon Pastore, che egli, ne siamo certi, ormai contempla direttamente.
Don Tonino non ci ha mai lasciati. Egli che era per tutti il santo della porta accanto, come Vostra Santità ha recentemente scritto, ora è più che mai vivo nel cuore della nostra gente. Un segno della sua presenza è in ogni casa, nelle parrocchie, negli ospedali, nei bar e nei luoghi di lavoro, perfino nelle strade delle nostre città. Come se il tempo non fosse passato, continuiamo a sentire la forza delle sue parole, l'empito dei suoi messaggi, l'efficacia dei suoi discorsi, la profezia della sua testimonianza e soprattutto percepiamo la sua intercessione dal cielo per questa Chiesa che ha tanto amato e per la quale ha voluto offrire la propria vita. Padre Santo, la sua è la prima visita di un pontefice nella nostra terra, nota per le preziose testimonianze della tradizione cristiana, per la bellezza degli scorci naturali e per la presenza di gente dal cuore grande. È una terra che si ritiene benedetta da Dio perché vanta da circa un secolo la presenza del Pontificio Seminario Regionale, dove tanti giovani e santi sacerdoti sono stati formati ai doveri del grembiule. Ancora oggi, nonostante la crisi vocazionale che si avverte in Europa e in alcune parti d'Italia, sono davvero numerosi i presbiteri sparsi nella Puglia e fuori regione che, come diceva Don Tonino, possono esibire con fierezza quel made in Molfetta sulle sorgenti della loro vocazione e del loro entusiasmo. Questa è anche la terra dei marittimi che solcano i mari e gli oceani portandosi dietro la sofferenza del distacco dalle loro famiglie, dei pescatori spesso angustiati dalla precarietà del loro mestiere, dei lavoratori che si sforzano di assicurare ai propri cari una vita dignitosa e di quanti il lavoro lo hanno perso o non lo hanno ancora trovato. In tempi difficili tanti nostri conterranei sono emigrati in cerca di fortuna senza mai dimenticare le loro radici e tante altre persone attualmente in fuga da condizioni disumane continuano ad approdare su queste nostre coste nella speranza di andare incontro ad un futuro migliore. Questa santità è la terra dei giovani, quelli che sono attivi nelle nostre comunità parrocchiali e nelle nostre scuole, quelli che pur avendo fame di ideali, di significati e di amicizie vere, sono più esposti ai pericoli della superficialità e quelli che sono costretti ad andare lontano in cerca di nuove opportunità per concretizzare i propri sogni. Santità, questa è la terra dei bambini che rappresentano il futuro delle nostre città, degli adulti, molti dei quali brillano per onestà, umiltà e generosità. È la terra degli anziani che meriterebbero, come lei stesso ha proposto, il premio Nobel della saggezza. Questa è la terra dove tanti ammalati, sull'esempio di Don Tonino, con la loro sofferenza tengono spiritualmente in piedi il mondo, nella stessa misura in cui la passione di Gesù
sorregge il cammino dell'umanità verso il traguardo del Regno. Grazie, Padre Santo, per questo incontro e per la parola che ha voluto donarci alla luce della sua nuova esortazione apostolica. Gaudete ed exultate, ci aiuti a non perdere la speranza di essere santi nelle occupazioni di ogni giorno e mediante i piccoli gesti. A riguardo Don Tonino diceva che occorre essere soprattutto uomini fino in fondo, anzi fino in cima, perché essere uomini fino in cima significa essere santi. E da quando fino e da uomo fino in cima qual era, sempre ci ha spronati ad amare il mondo e la sua storia, a volergli bene, a prenderlo sotto braccio, a usargli misericordia. Durante la visita ad una scuola materna, un bimbo disse a Don Tonino che secondo lui il vescovo è quello che fa suonare le campane. Quella semplice definizione piacque particolarmente a Don Tonino. Egli scrisse: è forse poco teologica, ma profondamente umana. Santità, sarebbe davvero bello che la gente dicesse di tutti noi che siamo quelli che fanno suonare le campane della gioia di Pasqua, le campane della speranza. Santo Padre, prima di salutarla, invochiamo la sua benedizione per le nostre città che attraversano un delicato momento sociale, per la nostra gente che ha bisogno della fede come del pane, per la nostra Chiesa, perché sul solco tracciato da Don Tonino Bello possa continuare il suo percorso insieme alle sequela di Cristo sul passo degli ultimi. Ci benedica e ci confermi nel nostro cammino in questo nuovo tempo complesso, ma pieno di vita e aperto alla speranza. Grazie, Padre Santo. È un piccolo segno per la sua carità senza misura. E poi, Padre Santo, noi tramite le sue mani vogliamo consegnare tutti i molfettesi residenti qui e sparsi nel mondo attraverso la consegna di una rosa che è stata realizzata fondendo tanti ex voti che augurano un avvenire migliore a questa città. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto.
uomini sono angeli con un'ala soltanto. Possono volare solo rimanendo abbracciati. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia un'ala soltanto. L'altra la tieni nascosta. Forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora a librarmi con te, perché vivere non è trascinare.